Video lezione di storia. L'impero arabo-islamico. L'impero fondato dai successori di Maometto. Parole chiave. Maometto, fondatore e profeta dell'Islam. Califfi, imperatore e capo religioso. Conversione, cambiare religione. Leggi penali, punizioni per i reati. Poligamia, un uomo sposa più donne. Harem, appartamenti per donne e bambini. Bussola, indica i punti cardinali. Costellazioni, gruppi di stelle nel cielo. Non credo ai conflitti di civiltà, credo alle malattie. Il fondamentalismo è una grave malattia dell'Islam, come lo è stata la Santa Inquisizione per il cristianesimo. Dacia Maraini. Dopo la morte di Maometto. Maometto morì nel 632. Si scatenò la lotta per prendere il suo posto tra sciiti e sunniti. I califfi uccisero Ali e presero il potere. Conquiste orientali. L'esercito guidato dai califfi conquistò parte dell'impero bizantino, distrusse l'impero persiano, giunse ai confini dell'impero cinese. Conquiste occidentali. I seguaci di Maometto conquistarono l'Egitto, i territori costali africani, la Spagna e la Sicilia. Le ragioni del successo. In breve, conquistarono un vasto impero grazie al fatto che non distruggevano le città che si arrendevano, rispettavano le popolazioni locali, non obbligavano a convertirsi. Lo Stato islamico. L'impero islamico era fondato sulla legge scritta uguale per tutti. Le tasse erano di due tipi, per i musulmani e per gli altri. Gli schiavi erano usati come soldati e per tutti i tipi di lavoro, erano però trattati con umanità. Il Corano. Il Corano contiene i principi dell'Islam e i cinque pilastri, i doveri fondamentali che ogni musulmano deve rispettare. Era ed è ancora oggi un libro religioso, parola divina, e politico, leggi penali e civili. I capi religiosi erano anche giudici ed esperti di diritto. La parità uomo-donne. Il Corano non prevede la parità tra uomo e donna. Le donne non erano libere di muoversi, prendere decisioni o scegliere marito. Poligamia. Maometto limitò a 4 il numero di donne per ogni uomo. Lotte interne. Avvennero lotte tra le diverse famiglie e gruppi religiosi che volevano il potere. L'impero islamico divenne così sempre più debole e i turchi selgiuchidi conquistarono vari territori. Costruirono grandi città come Baghdad in Mesopotamia, Damasco in Siria, Cairo in Egitto, Cordova in Spagna, Samarcanda in Asia. Le città arabe erano caratterizzate da edifici come il Palazzo dell'Emiro, la Moschea, il Minareto, i bagni pubblici, i bazar o souk. Il commercio. Impararono dagli altri popoli a costruire e riparare le navi negli arsenali, imbarcazioni a vela triangolare, ed a usare la bussola per orientarsi. Lungo i percorsi commerciali, costruirono caravanserragli per il ristoro, distanti un giorno di cammino tra loro. La cultura e le scienze. Avevano imparato da greci, persiani, cinesi e indiani. Inoltre, introdussero numerose invenzioni come l'aggiunta del numero zero ai numeri indiani. Con l'astronomia scopersero costellazioni, furono ottimi medici, sapevano fare operazioni delicate.
Erano amanti della cultura, raccoglievano i libri in biblioteche e li traducevano nella loro lingua, conservando così numerosi testi antichi. Per maggiori approfondimenti sono suggeriti i siti Mercuri, Storiologia, Sapere.